Ok ragazzi, questa sera parliamo di Israele e per via delle mie posizioni sugli eventi recenti oggetto di cronaca, Robecchi mi ha prima dato dello scemo e poi ha anche insultato la mia professionalità. Quindi, a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? Ora, fermo restando che di Robecchi ho nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e quindi sono perfettamente in grado di vedermela nelle sedi opportune e naturalmente legali al 100%, questa sera analizziamo due eventi in un modo che potreste definire particolare se siete troppo avvezzi e abituati alla narrazione mainstream. Parleremo infatti del presunto bombardamento israeliano contro l'ambasciata iraniana di Damasco e anche del presunto bombardamento, sempre israeliano, contro un convoglio umanitario a Gaza. Insomma, parliamo di due argomenti particolarmente spinosi. E almeno per una volta lasciatemelo dire, se fossi stato una persona normale, verosimilmente questo video non lo avrei mai registrato né tantomeno pubblicato. Ma invece, proprio perché sono un avvocato, ci tengo a parlare di questi temi. Per la stampa e conseguentemente anche per l'opinione pubblica, la responsabilità è già stata addossata a Israele. Quindi, se mirassi ad avere un facile consenso e tantissimi like, non dovrei far altro che seguire il mainstream, il flusso dell'informazione. E invece, proprio perché sono uno scienziato del diritto e anche della criminologia, di solito, prima di puntare il dito contro qualcuno, sono abituato ad analizzare tutto quello che è possibile analizzare. A differenza dei filorussi e purtroppo della stragrande maggioranza dei politici italiani, io non faccio la cosa più semplice, cerco di fare la cosa più giusta. E naturalmente, per quanto mi riguarda, sarebbe una gran bella cosa e un gran bel risultato se tutti ci abituassimo a valutare con la nostra testa e il nostro cuore le fonti di prova invece di apprendere la realtà fatta e finita direttamente dal giornale o dal mass media preferito. Iniziamo con l'analizzare il bombardamento all'ambasciata iraniana in Damasco. Nonostante ormai siano passate poco più di 24 ore da quando l'evento è stato reso noto, non abbiamo molte informazioni. Inizialmente Voice of America, ovvero la radio statale, fra virgolette, americana, ha dato la notizia ricalcando fonti di informazione iraniane, siriane e naturalmente medio orientali. Inizialmente la notizia suonava come ipotetico attacco aereo israeliano spiana consolato iraniano a Damasco. Ma con il passare letteralmente dei minuti sui social e anche sui mass media italiani, la notizia è diventata attacco aereo israeliano spiana ambasciata iraniana a Damasco. In pratica, gli israeliani sono divenuti colpevoli a prescindere e anche persone che con le parole ci lavorano come Robecchi sono cadute pesantemente in questo equivoco. O meglio, sono cadute vittima di un loro bias cognitivo, un preconcetto. Al punto che, se fai notare loro questo particolare non del tutto rilevante, e cioè il fatto che sono gli iraniani ed eventualmente altri giornalisti medio orientali a pensare che siano stati gli israeliani a spianare quel consolato, beh, ti danno dello scemo e mettono in dubbio la tua professionalità, quando è proprio la tua professionalità a farti dire: "Ehi, bambolo, guarda che non hai mica le prove per affermare questo. Sei tu che ti stai sbagliando, dando per scontate un mucchio di circostanze, circostanze che poi magari possono anche verificarsi, ma anche no."
Intendo dire, tu non puoi dire sono stati gli israeliani prima ancora che qualcuno vada a ravanare fra rovine e detriti. Potrai dirlo se e quando troverai delle fonti di prova idonee a sostenere questa tesi. Perché diciamoci le cose come stanno. Mentre questo consolato veniva spianato, per dirlo all'americana, ma anche probabilmente alla medio orientale, nessuno rivendicava questa azione. Gli israeliani non hanno confermato di averlo bombardato. L'unica testata a sostenere qualcosa del genere è il New York Times, ma anche qui il New York Times dice: sì, è stato confermato da quattro fonti ufficiali israeliane. Peccato che non ci dica quali siano. E quindi non hai fonti di prova a sufficienza allo stato attuale per dire sono stati gli israeliani. Allo stato attuale noi abbiamo solo ed esclusivamente qualche immagine dove si vede l'edificio effettivamente raso al suolo con una precisione quasi chirurgica e sappiamo pochissime cose. Sappiamo per esempio che c'è un veicolo quasi completamente carbonizzato che è stato rimosso dal luogo. Sappiamo, perché li vediamo, che ci sono altri mezzi sbruciacchiati a qualche metro dall'edificio crollato. E sappiamo che in quell'edificio c'erano soltanto una decina di militari di alto rango, iraniani principalmente. C'erano anche due generali coinvolti nell'addestramento e nell'organizzazione dei fatti del 7 ottobre, a essere pignoli, un paio di ufficiali libanesi e credo una massone di altro rango. Per quanto ne sappiamo, nessun civile è rimasto coinvolto. Ora, per sapere se sono stati gli israeliani oppure no, non ci vorrebbe molto astrattamente. Dovresti semplicemente verificare se sulle tracce radar compare o meno un aeroplano non identificato che possa avere le caratteristiche di un F-35. E naturalmente, sempre sulle tracce radar, dovresti verificare se questo più o meno misterioso velivolo ha effettivamente sganciato delle bombe o dei missili. Se hai un tracciato di questo tipo, puoi tranquillamente sostenere che ci sia la mano degli israeliani dietro a questo colpaccio. Se non ce l'hai, naturalmente dovresti andare a controllare fra le rovine dell'edificio e vedere se riesci a recuperare qualche rottame di missile o di bomba. Ipoteticamente non è un'operazione difficile. Mandi lì i tuoi uomini, setacci l'area, sposti i detriti, vedi di recuperare i rottami, ammesso che esistano, e poi li mostri al mondo come fonte di prova. E naturalmente a distanza di 24 ore, cosa anche comprensibile perché 24 ore vi garantiscono sono poi molte, non abbiamo ancora nulla di tutto questo. Le uniche fonti di informazione che abbiamo sono per l'appunto il regime iraniano e sappiamo perfettamente che le sue veline valgono quanto una banconota da 3 rubli con l'effigie di Stalin sopra. E le affermazioni di altri mass media medio orientali e credo perfino russi. Allo stato attuale non è quindi ragionevole affermare con certezza, sicumera e anche un pochino di presunzione, come fa Robecchi, che sono stati gli israeliani. No, al momento attuale non lo possiamo dire. Al massimo possiamo fare un paio di valutazioni puramente ipotetiche, che però vanno bene per fare un pochino di minutaggio in un video serale, ma lasciano il tempo che trovano. Anzi, non dovrebbero proprio trovare spazio in un consesso internazionale. In primo luogo, moltissimi di noi, compresi purtroppo giornalisti e soprattutto politici, soffrono di cherry picking compulsivo. Credono che l'unico nemico dell'Iran sia Israele e quindi automaticamente ogni volta che succede qualcosa agli iraniani si voltano verso Israele e ritengono che questo stato sia il responsabile di tutte le sventure che si verificano a Teheran e dalle quelle parti.
In realtà no, l'Iran ha una lunga serie di nemici, il principale dei quali, subito dopo Israele, o forse a pari merito, è l'ISIS-K o ISIS-K, come Khorasan, ovvero un'organizzazione di BP-isti con un debole per guerre stellari, visto che Khorasan, se non erro, è un pianeta dell'universo di George Lucas. O forse no. Beh, insomma, si tratta di un'organizzazione bipistica che vorrebbe creare uno Stato islamico con una base anche in Iran, cioè, per dirlo in parole povere, questi bipisti vorrebbero unire il Tagikistan, parte dell'Afghanistan, parte dell'Iran e creare un nuovo Stato dove la Sharia imperversa e malversa. E naturalmente gli iraniani non sono proprio entusiasti all'idea di perdere parte del proprio territorio. Sono permanentemente in lotta con questo tipo di organizzazione dicendo: "Ehi, guarda, non c'è bisogno che tu fai uno stato così. Noi ne abbiamo già uno dove lapidiamo le donne che non portano il velo, quindi non c'è bisogno di un altro stato come il nostro." Però, insomma, sapete come sono? Sono tutti delle prime donne e quindi ci danno che ci danno ogni volta che si guardano. E se le danno di santa ragione, come e anche più rispetto ai nemici occidentali, perché sono proprio concorrenti, occupano la stessa nicchia, ecco, di mercato. Per cui, a livello puramente teorico, ad abbattere, a radere al suolo quell'edificio potrebbero essere stati questi bippisti. D'altronde sono stati proprio loro che circa un annetto fa hanno colpito la commemorazione del generale Soleimani, eliminato 3 anni prima ancora, nel 2020, da agenti segreti su ordine di Trump. Perché Trump sembra pacifista, però anche lui le sue operazioncine se le porta avanti. In quel caso perirono circa 80 persone, nella stragrande maggioranza dei casi civili. Era una commemorazione, per l'appunto. Qui invece sono caduti solo ed esclusivamente una dozzina, forse 13 o 14 militari. Non c'è un solo civile. Ora, naturalmente, un'organizzazione bipistica non ha normalmente a disposizione né F-16 né F-35 e tantomeno MiG-29 oppure Su-27 o 35. In questo caso dovresti avere tracce di esplosivo a livello del suolo. Magari hanno imbottito quel veicolo che poi è esploso ed è stato portato via dalla scena perché rappresentava una prova. Ovviamente ti serve davvero tanto esplosivo per ottenere un effetto del genere, però a livello teorico non è impossibile, così come non è impossibile che l'esplosivo sia stato piazzato vicino ai muri portanti. Anche quella è una possibilità. Per escluderla o confermarla dovremmo per l'appunto andare a fare i rilievi sul posto, cosa che è impossibile. Però a livello puramente teorico potrebbe anche essere stata questa organizzazione. Così come, sempre a livello puramente teorico, proprio per il fatto che sono caduti solo ed esclusivamente militari iraniani, anche di un certo livello, che si erano macchiati o comunque resi responsabili del coordinamento e dell'organizzazione dei bippisti che hanno colpito il 7 ottobre, lascia invece intendere che possa essersi trattato di un'operazione militare israeliana svolta con l'ausilio del Mossad, oppure un'operazione del Mossad svolta con l'ausilio dell'aviazione israeliana. Tutto è possibile. Soltanto che poi queste ipotesi devono essere verificate e nell'attesa sarebbe opportuno sospendere il giudizio. Poi, naturalmente, in questa giornata sono emersi altri elementi secondari, ma che potrebbero, entro certi limiti, essere indicativi. Per esempio, l'edificio che è stato abbattuto non è l'edificio consolare in sé per sé e non è tantomeno l'ambasciata, per cui quell'edificio non era protetto, diplomaticamente parlando, dalle varie convenzioni che Israele ha sottoscritto. In teoria, quell'edificio al cui interno c'erano dei militari era un bersaglio libero e legittimo.
In ogni caso, gli errori sono sempre possibili, ma come ripeto, fino a quando non abbiamo tutti gli elementi, non possiamo sostenere che ci sia una responsabilità da una parte o dall'altra. Quello che possiamo dire è che qualunque soluzione scegliamo, ci sono dei conti che non tornano. In primo luogo, se fossero stati gli israeliani, non avrebbe alcun senso per loro negarlo, soprattutto se ricorrono a mezzi high-tech come gli F-35 e dei missili di chiara fabbricazione occidentale. Viceversa, fa altrettanto strano che un'organizzazione bipistica come quella che abbiamo nominato prima colpisca un luogo solo ed esclusivamente frequentato da militari. Normalmente il marchio di fabbrica di quell'organizzazione è colpire i civili per spargere più terrore possibile. Questo attacco sarebbe anomalo, ma magari è stato portato avanti per vendicare un torto provocato ad alcuni confratelli. Non si può escludere neanche questo. Il punto è che quando si analizzano certe situazioni bisogna essere sempre prudenti e ricordarsi che si hanno ipotesi e non dati certi. E voi che cosa ne pensate? Come sempre fatemelo sapere lasciando scritta qualche riga qui sotto. Se poi vi piacciono i miei video ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, tanto suona quando voglia lei, pochissime volte. Condividere il link al video su tutte le piattaforme social che frequentate e naturalmente lasciare un mi piace grande e grosso. Se non farete tutto questo, in un futuro alternativo, remoto e puramente eventuale, potreste ritrovarvi con il presidente iraniano a presiedere Rai 1 nel prossimo governo Conte. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.